Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto io direi di mettere un like solo perché ho messo la scrivania qui e ho tipo spostato tutti i mobili di casa per fare questo video, perché penso che così dalla scrivania è più bello, più nel mood, diciamo, dell'organizzazione. E niente, quindi iniziamo perché ho tantissime cose da dirvi. Questo penso sia uno dei video che mi piace di più registrare, lo adoro perché io amo programmare e programmare, sì, pianificare più che programmare le mie giornate. E quindi amo fare questo tipo di video. Sono qui per farvi vedere come organizzo appunto la mia settimana e la organizzeremo insieme. Questo è il mio passaggio preferito della settimana perché sono super produttiva, cioè sono super motivata a fare 2 milioni di cose. Poi non sempre le concludo tutte, però cerco di rispettarle il più possibile. Iniziamo con le abitudini fisse, quelle che ho sempre, che secondo me, se volete programmare la settimana appunto insieme a me, vi conviene segnare. Io, ad esempio, ho sicuro la scuola, che è un'abitudine che bene o male la devo fare. E le lezioni soprattutto, che sono appunto obbligatorie. E quindi io ho segnato sul mio calendario tutte quante le lezioni di scuola, perché io le segno su Calendar, perché adesso che facciamo la didattica a distanza è utilissimo fare, scriverle su qua, così almeno le ho tutte qua. Ma ho anche un calendario sopra la mia scrivania, cioè un orario, una tabella fatta con Word, semplicissima da fare, dove ho scritto, la potete fare anche a mano, dove ho scritto appunto tutte le mie materie perché almeno guardo in alto e vedo subito cosa ho l'ora dopo senza andare da 2 milioni di parti diverse. E poi ovviamente ho anche i compiti, se non che li so già che quel giorno farò quei determinati compiti, li segno durante la settimana. Poi ho la mia agenda che vi ho già fatto vedere in altri video ed è questa qua di Mr. Wonderful. Qui purtroppo riesco a scrivere solo i compiti, non perché occupano tutta la pagina, ma perché ormai so che qui c'ho scritto solo i compiti e gli altri impegni me li segno da altre parti. Quindi prima ovviamente di programmare i vari compiti, quando farli, guardo il diario e guardo se ho dei compiti, ma prima ancora guardo Classroom perché la maggior parte dei compiti non li dettano, ma me li mettono su Classroom. Quindi guardo Classroom come prima cosa, guardo tutti i compiti che ci sono, li segno tutti i compiti che ci sono per adesso. Poi quando mi arrivano le notifiche cerco di segnarli subito così non mi dimentico, così che poi dopo posso organizzarli su quando farli. Poi, come altra abitudine fissa, ho la scherma, posso, cioè ho dei certificati, le certificazioni, tutto per andare. E quindi posso andare, però purtroppo appunto per far sì che sia tutto scaglionato vado solo 2 volte e quindi ho anche il workout che cerco di fare una barra almeno 1 o 2 volte alla settimana per tenermi un po' allenata e poi a me piace allenarmi, quindi in generale 1 o 2 volte faccio anche degli esercizi su workout, di workout che trovo su internet. Io uso, cioè guardo soprattutto una ragazza che si chiama Pamela Reif, o Reif, non so come si dice perché è un nome tedesco, però la adoro, mi sta stra simpatica, la seguo anche su Instagram che mette tutti i planner su, cioè mette delle vere e proprie schede di allenamento, diciamo, con i suoi video in base a se sei principiante, medio, oppure un po' se vuoi allenarti tanto tempo, queste cose qui. Andate a darci un'occhiata che è top. E poi ho YouTube che in questo periodo stavo cercando di fare almeno un video a settimana e vorrei farne adesso almeno due. Ho segnato in questo planner qui tutti i video, TikTok, le cose che vorrei fare in questo periodo, in questa settimana in generale, vediamo se funziona. Vorrei innanzitutto fare più storie su Instagram, quindi andatemi a seguire su Instagram che mi chiamo noemi.guastella, ma anche su TikTok ho intenzione di fare delle dirette, ad esempio mentre studio, mentre faccio i compiti, che è molto più facile fare le dirette che dei veri e propri video. Arriveranno anche i video di questo genere, ma le dirette posso farle, cioè ci metto un secondo a mettere il telefono qui e fare la diretta. E mi piacerebbe un sacco, proprio per intrattenere anche il pubblico di TikTok e Instagram,
Oltre che vorrei fare appunto molte più storie su Instagram, quindi scrivetemi se avete degli argomenti che potrei trattare sulle storie o delle dirette anche su TikTok. Quindi seguitemi in entrambi i social che mi chiamo Noemi.guastella. Scusate se ve lo ripeto, ma magari alcuni me lo chiedono e quindi preferisco dirlo. E poi vorrei anche pubblicare i TikTok in modo costante perché mi piace tanto come piattaforma e quindi vorrei cercare di pubblicarli in modo costante. Quindi ho anche organizzato quel lato lì. Le abitudini fisse sono finite, però quando ho tante cose da fare non uso il calendario vero e proprio. Ma ad esempio la domenica con un sacco di compiti e cose da fare uso una to-do list perché non mi starebbe tutto nel calendario, soprattutto per i compiti. Quando ho tanti compiti, cioè la domenica cerco di portarmi avanti su tutti i compiti che mi hanno dato durante la settimana, così da togliermi quelli che già mi hanno dato. Li segno tutti qua e sul calendario segno semplicemente compiti, se no impazzisco. Ora cerchiamo un po' di vedere come organizzare il tutto. Adesso non mi vedete più, ma vedete il mio calendario, così almeno organizziamo la settimana insieme. Ad esempio questa, che è la settimana del gennaio, vabbè, questa non dovrebbero esserci, poi li toglierò, però sono tutte le settimane così a inizio settimana, diciamo. Questa è invece l'inizio della mia settimana perché ho già segnato i video, tranquilli, non ci sono spoiler perché voi quando vedete questo video in teoria è venerdì 27, io lo sto registrando oggi che è domenica 22 novembre. Ecco, qui già ho sbagliato perché i compiti non li farò stamattina perché ho registrato il video più o meno dalle 10:30. Però prima ho fatto mezz'oretta di TikTok, giusto per capire quanto tempo dedico a cosa, lo segno, però anche se è già passato, anche di meno di mezz'oretta, vabbè, segniamo mezz'oretta. Finirò più o meno per le 11:30 e poi penso proprio che farò altri TikTok fino alle 12:30. Mi porto un po' avanti così che riesco a pubblicarveli durante la settimana, sperando di riuscire a mantenere questo sistema. I compiti non riuscirò di certo, cioè non inizierò a farli alle 14, ma faremo 14:30-16, facciamo anche 16:30, poi se finisco prima è meglio, e poi editerò il video dalle 16:30 alle 18, quello che deve uscire domani, perché mi manca ancora un bel po'. Spero di riuscire a farcela in 2 ore, se no userò anche le ore serali. Quindi sperando di riuscire a fare tutti questi compiti che mi sono prefissata in una sola ora, se non dovessi riuscire a fare questi compiti in queste 2 ore, scusate, mi sono confusa, me li metterò negli altri giorni. Adesso mettiamo altri impegni, appunto, che sono gli impegni fissi, cioè la scherma. La scherma ce l'ho dalle 18 alle 19:30 il lunedì. Scusate, mi sono sbagliata, quindi faccio così. Poi metto qui scherma e workout e metto scherma. E poi dalle 17 alle 18:30 il mercoledì. Poi qui ho segnato che c'è il consiglio di classe perché essendo rappresentante devo farlo mercoledì, quindi sicuro mercoledì avrò tutta la giornata piena e non potrò praticamente fare compiti se non dalle 14 alle 15:30, perché quando faccio scherma segno anche che dalle 17:15 in questo caso alle 18 mi preparo. Perché se no penso che sia un... lo metto in impegni personali. Se no penso sia un momento libero, quando in realtà non è un momento libero perché mi devo preparare. È già successo che mi dimenticassi questa cosa e quindi mettessi degli impegni in quel 45 minuti, che ovviamente non è solo prepararsi, ma è anche andare, perché... Sfortunatamente non ho la palestra di fianco a casa e quindi ci metto un po', e adesso che non c'è traffico in 45 minuti dovrei riuscire a far tutto, mi preparo anche abbastanza facilmente, se mai ci metto un'ora, però io segno 45 minuti. Poi sarà strano, ma io segno anche quando fai la doccia, perché ho un problema che mi dimentico. Assurdo, lo so, ma mi dimentico di farla, cioè non è che mi dimentico di farla, solo che mi dimentico quando l'ho fatta.
Ovviamente la doccia inteso come lavarmi i capelli, non farmi la doccia senza capelli. Non è che mi lavo solo 3 volte alla settimana. Però dall'ultima settimana ho detto me lo segno così almeno mi ricordo quando mi lavo i capelli, perché sennò mi dimentico quando mi sono lavato i capelli e quindi magari mi lavo, che ne so, 2 giorni di seguito e poi non lo so, non me li lavo, che ne so. Cioè non me li lavo, no, però magari me li lavo troppo spesso e quindi essendo che vorrei lavarmeli tipo 3 volte alla settimana, volevo dire. Per adesso mettiamo così, ovviamente non fino a febbraio 2021, ma mettiamo fino alla prossima settimana. Così almeno so che questi 3 giorni me li devo fare, tipo ieri l'ho fatta e non mi dimentico che li ho già lavati il giorno prima, queste cose qui. Lo so che sembra un po' da psicopatica, però sono così, scusatemi, prendetemi come sono. Poi, come altro impegno, ho il workout, che in realtà mi programmo in base agli impegni settimanali, nel senso che una o due volte di solito lo faccio il venerdì e il sabato, perché così almeno ho dei giorni di pausa, però dipende un po' dalla settimana, quindi quello vedremo, non lo segno adesso. Poi ho YouTube che... Come avete visto, ho segnato i video e segnerò anche di editare il video martedì. Volevo editarlo tipo dalle 15 alle 16:30. Poi, se mai, se non riesco a finirlo, perché mi sembra un po' poco, un'oretta. Se non riesco a finirlo, lo rimanderò, penso, a cioè continuerò giovedì. Quindi, magari mettiamo anche qui edito video. In 2 orette e mezza dovrei riuscire a farcela. Poi magari quando ho delle pause ed edito il video però non le segno. Quindi questa è un po'... Guardate quanto è piena. Cioè io adesso vi faccio vedere la scorsa che segnavo... Non segno tutti i compiti però quando mi ricordo segno anche i compiti e quanto mi alleno. Quindi questa è un po' la mia programmazione. Ovviamente i compiti per adesso li ho segnati solo oggi ma giorno per giorno... Vedo quando farli in base ai buchi, ma dovrei riuscire a fare tutto. Poi ho anche le cose di TikTok che poi vedrò dopo perché non so ancora come fare, ma per adesso è così la mia programmazione. Insomma, spero che la mia programmazione vi sia piaciuta, diciamo così. Io appunto faccio così, ho cercato di spiegarvi al meglio come faccio. E come organizzo? Comunque uso quando lo faccio su carta anche tantissimi colori. Infatti, guardate sulla mia scrivania, sono piena. Questi qui sono i Crayola Super Tips e li trovate su Instagram, su Amazon a 8 euro, mi pare, sono un sacco di colori e durano tanto. Mentre questi qui sono vari Stabilo, penne colorate. Che ho preso in giro, quindi questo qui non mi ricordo quanto li abbia pagati, sinceramente. Però li trovate in giro anche gli evidenziatori, ne ho tantissimi qui. E ho la scrivania super colorata. E niente, questo video si conclude qui. Io spero veramente che vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!